Assessore Fanesi, ci sono dei lavori tanto attesi al porto di Fano, di che cosa si tratta? Il comune di Fano ha affidato i lavori per circa 500.000 euro per la sistemazione, la messa in sicurezza della diga foranea del porto di Fano e l'ha fatto perché vengano ripristinati, aggiunti gli scogli appunto nel profilo della diga foranea, nella zona che dà verso Bagnicarlo e nella zona, diciamo, che dà verso il mare aperto in prossimità dell'imbocco del porto, e lavori urgenti che abbiamo dovuto fare per mettere in sicurezza appunto tutta la parte del porto. E abbiamo lavori che si sono svolti durante questi giorni e per questo abbiamo dovuto chiudere anche parzialmente la passeggiata dell'Isippo per non creare problemi alle persone che passavano. I lavori sono stati sospesi, riprenderanno a settembre e quindi arriveranno alla conclusione dopo questo periodo estivo, e sicuramente lavori tanto attesi per appunto le attività portuali e di messa in sicurezza comunque di un'infrastruttura fondamentale per il comune di Fano, e sicuramente questa è una buona notizia perché sono già iniziati e noi contiamo di finirli prima dell'autunno. E in più ci sono delle importanti novità per quanto riguarda i fanghi stoccati al porto. Finalmente, sottolineo, finalmente, dopo sollecitazioni fatte dal comune, è arrivato da parte dell'autorità di porto di Ancona il progetto per la rimozione dei fanghi che sono stati depositati qualche anno fa, più di 10, nell'interno dell'area del porto e a Torrette. Finalmente sembra che qualcosa si muova dopo tanti problemi dovuti a progetti non pronti, ricorsi al TAR eccetera, quindi adesso siamo in una fase comunque sia positiva, perché questo progetto dovrà essere messo a gara e dunque ancora un po' di pazienza ci vuole, ma almeno si muove qualcosa in questo fronte. Questi fanghi insieme a quelli di Torrette, che ovviamente sono molto di più, dovranno essere portati presso la vasca di Colmata che si deve riempire al porto di Ancona. C'è già un impegno economico, sono stati stanziati fondi tanto tempo fa, c'è già un impegno a prenderli e quindi sicuramente anche questa è una buona notizia, anche se non definitiva, ma sicuramente qualcosa si muove finalmente dopo che il comune di Fano si è lamentato in vari modi.